Saranno al lavoro da lunedì prossimo 11 marzo gli operai dell'impresa Chiavaroli Costruzioni che per conto della ditta Colanzi eseguiranno i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del secondo tratto di Corso Marucino a Chieti, lavori commissionati dall'amministrazione comunale. Ad assicurarlo l'assessore ai lavori pubblici del comune teatino Raffaele Di Felice, il quale ha sottolineato che il cantiere è stato aperto mercoledì scorso ma che a causa di alcune autorizzazioni richieste dalla soprintendenza dei beni artistici i lavori inizieranno soltanto lunedì prossimo. Penso senz'altro che lunedì inizieranno le opere di disfacimento delle parti ammalorate della pavimentazione stradale e poi saranno subito ricollocate con una squadra apposita di posatori che vengono dal Napoletano. L'importo complessivo dei lavori, aggiunto ancora l'assessore, ammonta a 100.000 euro. Io vorrei ridare per la processione di Venerdì Santo perlomeno la sede stradale alla città. Ecco, ricordiamo, saranno interessati i lavori per il rifacimento della sede stradale ma anche dei marciapiedi. Sede stradale e marciapiedi a partire dalla fontana che adesso stiamo qui ripulendo perché è giusto con un passaggio mensile di ripulire la fontana perché è uno degli elementi decorativi della piazza Valignani, quindi da piazza Valignani a via dei Gesuiti fino ad arrivare a via Arniense sarà tutto messo a posto. Questo si andrà a inserire nel progetto generale di riqualificazione che riguarderà anche Piazza Umberto e l'ingresso alla città da via Papa Giovanni. Assessore, lavori accolti positivamente dai commercianti che chiedono solo una cosa, il rispetto dei tempi. Guardi, io starò a controllare in modo puntuale tutti i giorni l'esecuzione dei lavori, chiederò la massima collaborazione all'impresa che ce l'ha assicurata e cercheremo di anticipare i tempi. Voglio fare questi lavori nel minor tempo possibile.